biscotti alla vaniglia, biscotti natalizi dell'Alto Adige. Sono quindi, vi dicevo, dei cornetti di pasta frolla con le nocciole. Potete trovare anche la versione con le mandorle, ma io preferisco questa con le nocciole. Quindi ricchi di profumi, ricchi di sapori, molto carichi anche di calorie, è ovvio, però è Natale, quindi si può fare. La forma è questa, quindi dei cornetti bianchi alla vaniglia e nocciole. Hanno un profumo incredibile. Io con questo biscottino vi auguro buon Natale. Non so se riusciremo a vederci prima, ma comunque... In ogni caso, guardate, ho già l'acquolina in bocca, non riesco ad andare avanti. Comunque vi auguro già da ora buon Natale e felice anno nuovo se non ci vediamo prima. In ogni caso terrò sempre aggiornata sia la pagina Instagram che la pagina Facebook, trovate sotto nell'info box il link. E come sempre vi chiedo di iscrivervi al canale se vi va, lasciarmi un like se vi piace questa video ricetta e cliccate sulla campanellina per non perdere tutte le video ricette che via via carico. Quindi ancora buon Natale, buon anno e a presto! Ingredienti: 280 g di farina, 210 g di burro, 70 g di zucchero semolato fine, 100 g di nocciole tritate, una bacca di vaniglia e zucchero semolato fine quanto basta per decorare. Come prima cosa tritiamo le nocciole. Nella ciotola con le nocciole tritate setaccio lo zucchero e la farina. Ho utilizzato uno zucchero super fino. Aggiungo anche la vaniglia, una buona quantità. Non per niente si chiamano vanille gipfels, cioè cornetti alla vaniglia. Quindi abbondiamo. Mescolo brevemente gli ingredienti. E aggiungo anche il burro freddo tagliato a tocchetti. Burro che sia di buona qualità, mi raccomando, ce n'è tanto e quindi deve essere veramente buono. Io uso sempre quello dell'Alto Adige che trovo nei supermercati anche qui a Siena, ovvero lo Sterzing Vipiteno. E ora con le dita pizzichiamo bene il burro con la farina. Chiaramente se avete un mixer potete tranquillamente utilizzarlo e farete anche molto prima di quello che farò io. Vedete che già comincia a stare un pochino più insieme. Se lavorate con le mani e a un certo punto dovete farlo per forza, dovete avere un pochino di pazienza. Ed eccolo qui, l'impasto è venuto. Non lavoratelo troppo, altrimenti il burro si scioglierà completamente. A quel punto sarà poi un problema. Ora lo avvolgo nella pellicola trasparente e lo lascio in frigo per mezz'ora, un'ora. Mentre aspetto che la frolla alle nocciole si raffreddi, quindi si compatti, volevo farvi vedere un piccolo trucchetto. Ogni qualvolta che utilizzo le bacche di vaniglia, quindi estraggo i semi dalla bacca, non butto via il resto della bacca, perché lo metto in un vasetto con dello zucchero, vedete, questo è zucchero, semplicissimo zucchero semolato, e lascio il vasetto chiuso con dentro queste bacche. Ecco fatto lo zucchero vanigliato che utilizzerò oggi per spolverizzare poi i vanille Gipfel. Quindi questo è un piccolo suggerimento per non buttare via le bacche di vaniglia una volta che sono estratti i semi. Infatti qui dentro c'è un profumo di vaniglia eccezionale. Prendo un pezzettino di frolla, la lavoro brevemente nelle mani facendo dei salsicciotti e formo dei cornetti. Ecco qua. E vado avanti così fino a finire tutto l'impasto. Inforniamo i cornetti a 180 gradi forno statico per circa 10 minuti o anche qualcosa meno se il vostro forno è particolarmente forte. Ricordate che i cornetti non devono diventare dorati ma rimangono abbastanza chiari e pallidi, palliducci tra virgolette. Quindi controllate dopo i 5 minuti la cottura dei cornetti. Fatti freddare brevemente i vanille Gipfel sulla teglia,
quando sono ancora caldi li passo nello zucchero. Questo qui è zucchero vanigliato mischiato a zucchero normale di semola. Io ho utilizzato però lo zucchero molto molto fino. Attenzione, fate a molta attenzione in questa operazione, perché i vanille Gipfel sono piuttosto delicati. Quando saranno perfettamente, completamente freddi, li ripongo in una scatola di legno dove conservarli o anche regalarli. Come prima cosa tritriamo...